Unipegaso TV fa tappa a Palermo in una splendida sede di Pegaso. Pegaso ormai in questo viaggio che stiamo facendo in giro per l'Italia ci ha abituato a scoprire luoghi davvero straordinari che Pegaso ha ritrovato, rivalutato e rivitalizzato, il caso di dire. Siamo insieme a Calogero Di Carlo, che è il direttore di Pegaso Palermo, ma è anche uno degli uomini che coordina le sedi d'esami Pegaso in Italia. Intanto, Calogero, com'è nato questo tuo rapporto con le ali di Pegaso, il caso di dire? Diciamo che ormai risale a molto tempo fa, era il marzo del 2008, quando io incontrai per la prima volta Danilo Iervolino. Fu un incontro fatale, perché in un primo momento scambiammo subito delle opinioni. Lui non credette molto ai numeri che io avevo dettato. Dopo 3-4 mesi mi fece chiamare subito, era molto preoccupato perché forse l'università non riusciva a prendere la situazione, perché 3-4 mila studenti in un attimo diventavano un pochino, si dovevano gestire. E quindi in quel momento nasce l'esigenza di avere più sedi in Italia, perché prima, quando io sono arrivato nel 2008, era appena nata, erano quasi 2 anni che la Pegaso era nata, aveva solo la sede a Napoli, a Santa Chiara, a Santa Maria la Nuova, sede prestigiosissime sicuramente. Poi è venuta l'esigenza di aprire Bologna, Roma, Napoli e Palermo, e da lì parte questa grande avventura con Danilo Iervolino. Cos'è che ti ha fatto pensare a questa possibilità di fare subito numeri importanti? Intanto c'erano delle esigenze particolari, perché io avevo avuto la fortuna di curare una grande convenzione presso l'Università di Siena, dove mi sono veramente lì ho acquisito una grande esperienza di gestione di grandi numeri. Quasi 10.000 colleghi miei si sono laureati a Siena e li ho seguiti sin dall'inizio. E quindi subito dopo c'era l'esigenza di portare questi miei colleghi a una laurea specialistica, ed ecco che lì nasce l'esigenza di incontrare Danilo Iervolino, che era la Pegaso allora, anche se era molto giovane. C'era questa facoltà di giurisprudenza che era molto quotata ed è stata subito messa alla prova, e diciamo che ha superato egregiamente l'esame. C'è un comune denominatore di chi diventa in qualche modo uomo Pegaso sul territorio, di chi decide di sposare questa avventura e aprirne una sede? Diciamo che ci vogliono degli ingredienti, secondo me, per aprire la Pegaso nel territorio. La passione, la competenza, devi sposare il progetto, però una volta che ci entri dentro tutte queste cose ti vengono subito, è come se ti coinvolgesse pienamente. Pegaso ormai è diventata veramente qualcosa che coinvolge e ti fa crescere all'interno in maniera veramente vertiginosa. In questo momento stiamo vivendo un momento felice, anche dalla parte della base, che sono la linfa di tutto quello che noi oggi stiamo facendo. Calogero, noi per immaginare uomini che, come stai descrivendo tu Danilo, a parte la mia conoscenza, hanno questa capacità anche di creare sinergia, entusiasmo ed energia, se stiamo in Italia dobbiamo tornare forse qualche volta un po' indietro, penso ad Adriano Olivetti, cioè a persone che veramente hanno creduto alla possibilità di un'innovazione. Se guardiamo al mondo, l'esempio più mirabile è quello di Steve Jobs. Ecco, cosa occorre per essere in qualche modo anche punti di riferimento per gli altri? Qual è la caratteristica, diceva lui, dell'uomo carismatico? Bisogna essere folli, sicuramente. Però diciamo che l'altra sera vederlo in quella cornice, veder presentare il suo libro dal titolo Now, proprio che la dice lunga, ora, subito, e vedere 1.000 persone che assistevano a questo grande evento, mi sono emozionato veramente, anche perché mi sentivo parte integrante, mi sento parte integrante di questo progetto, e con lui vivo giorno dopo giorno questa crescita. Quando lui viene qui in Sicilia dice che se ne va a carico, viene a prendere l'energia per poi esplodere ancora più avanti, ma io posso dire che lui oggi sta vivendo una grande rivoluzione che sta guidando, perché secondo me il nostro paese, nel mondo sono 200 anni che non avviene una rivoluzione, dal momento della rivoluzione industriale ad oggi. Oggi diciamo che la rivoluzione digitale del web è quella che
sta cambiando il mondo e lui è un grande protagonista. E lì tu ti stai riferendo a questa serata che si è tenuta a Napoli in una cornice splendida, a bagno. Elena, lui è pronto, le persone che gli stanno a fianco, io l'ho visto anche da cronista essendo lì quella sera, eppure ti chiedo se il paese è pronto ad accettare il successo di un proprio connazionale, cioè questo paese è pronto per svoltare, smetterla di pensare che chi ha successo vicino a te è in qualche modo qualcuno che ti toglie qualcosa e pensare che invece ne abbiamo bisogno di storie così? Credo che il Sud specialmente ne ha bisogno di storie così, perché lui è una storia del Sud. Inizia a Napoli la sua storia, ma dice sempre che tutto quello che è l'idea progettuale nasce a Palermo per poi nascere e esplodere su tutto il territorio nazionale. Ma oggi ci prepariamo ad andare oltre il territorio nazionale, siamo pronti. Diciamo che anche tu sei testimone di questo, perché stiamo cercando di andare ad erogare una formazione in diverse lingue, non dico in quanto perché tu lo sai, è un progetto che parte proprio da un tuo input, io sono stato testimone ed è una delle cose veramente che sconvolgerà un po' tutto l'assetto, ma non credo, l'invidia passerà, perché poi sai, uno quando è il numero uno è il numero uno, non c'è niente da fare, non si può negare questo, è la realtà. Anche perché è un messaggio che dobbiamo dare davvero al paese, a chi ci guarda dall'altra parte, è l'Italia che è speciale, è l'Italia che è numero uno, quindi sono è un gli po' italiani che sono, no? Speciali. Nel nostro DNA, quindi se siamo bravi a capirlo e non attendere che qualcuno ce lo venga a dire, possiamo davvero essere protagonisti nel mondo globalizzato. Già lo siamo. Quindi è un pizzico di presunzione, ma già lo siamo. E poi diciamoci pure che queste sedi così storiche, sontuose, vanno a sposare con questa grande modernità, la storia, la cultura, il web. È un momento veramente magico che dà questo grande successo a questo grande uomo che si chiama Danilo Iervolino. Questa è una curiosità, noi chi ci guarda in questo momento potrà vedere i dettagli di questa sede di Palermo davvero splendida, non è un caso, una coincidenza che Pegaso sceglie queste sedi, mi pare voler rimarcare che non c'è futuro e innovazione senza rispetto della storia e della tradizione? È una cosa che non può venire meno sicuramente. E poi qui le sale più belle di questa università sono intitolate a due persone molto care. Danilo, questa è la sala Angelo Iervolino e sopra è la sala Antonio Iervolino. L'ho voluta con grande, proprio è sentito questo momento che non si aspettava nemmeno lui, perché l'ha inaugurata nemmeno 3-4 settimane fa quando venne qua a un convegno e ho fatto scoprire la targa con la scritta sala Angelo Iervolino. Senti, un altro particolare che mi colpisce del modo di procedere dell'Università Telematica Pegaso è che quando pensa agli studenti non pensa a target molto limitati, anzi allarga oltremodo. Palermo ne è un caso, il fatto anche di interagire col mondo sociale, culturale e delle istituzioni non è semplicemente un'operazione di mercato, è molto di più. Sicuramente, diciamo che noi stiamo applicando quello che è il modello da 0 a 100 anni. E vedere un'aula piena di giovani che vanno dai 18 ai 30 anni e poi vedere un'altra aula ancora che va dai 30 ai 40, da 40 ai 50, fino ad arrivare anche a 70 anni. Con orgoglio ho visto laureare persone a 70 anni e con un'emozione come se fosse il primo giorno di scuola. Queste sono le cose più belle che vivi quando stai in un'università che si chiama Telematica Pegaso. Insomma, l'Italia e gli italiani hanno iniziato a capire che la formazione non è un fatto episodico, ma è per tutta la vita. Siamo proprio in questo momento storico e sicuramente stavolta ci siamo. Bene, senti, fra un po' si celebreranno i 10 anni di questa università. Fra un po', diciamo che già abbiamo iniziato a celebrare questa nostra grande festa, perché 10 anni sono 10 anni e come diceva stamattina un settantenne, sembra che questa università di anni ne abbia tantissimi per tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, è la verità. 10 anni sì, ma è come se avessimo 30, 40 anni di vita. Un sogno nel cassetto che è già quasi fuori del cassetto, considerato i tempi e la velocità di Pegaso? Ce ne sono tanti di sogni nel cassetto e non li voglio svelare per una questione di scaramanzia. Diciamo soltanto che siamo pronti ad andare all'estero e di questo ormai ne abbiamo dato dimostrazione. Partiremo da Londra, in Turchia, in Istanbul, a
a Dubai, siamo pronti ad aprire veramente in tutto il mondo. Senti, quanto la tecnologia ci ha già stupito, ma quanto secondo te ci potrà stupire ancora nei prossimi anni? Ma è Danilo che ha creduto nella tecnologia, è Danilo che ha voluto la sua piattaforma, è Danilo che ha investito 1 milione di euro per avere la sua piattaforma 3.0. Noi possiamo erogare formazione in tutto il mondo, contemporaneamente con 100.000 persone che si mettono lì ed ascoltano. Piattaforma, computer, tablet, telecamere, microfoni, roba tecnologica che può sembrare fredda, poi arriva il docente Pegaso che la scalda. Che caratteristiche ha? Che bello sentir dire agli studenti la chat. L'università telematica è diventato un fattore anche sociale. Far laureare un ragazzo che si trova in un paesino sperduto delle Madonie, dove per motivi economici non potrà mai venire a Palermo a assistere alle lezioni, affrontare tutte quelle spese che ne conseguono, e poterlo fare a casa e poter avere una pari opportunità, questo è un grande sogno e per noi è una grande soddisfazione. Calogero, l'innovazione ha la particolarità di spazzare via a volte anche grandi nomi, grandi marchi. Ora qui oggi non voglio fare i nomi di università storiche, classiche, tradizionali, che pure in Italia ci sono, ma ti chiedo, ha ancora senso il concetto di blasone, il marchio che alcune università si sono fatte nei decenni, se poi non si vince la partita col quotidiano? Io non voglio parlare male di nessuno. Oggi purtroppo le residenziali stanno avendo un momento di crisi, non so perché, non lo voglio dire, lo so forse, ma sicuramente la crisi economica è un fattore principale, ci saranno tanti altri fattori, ma oggi noi la crisi non la stiamo sentendo, quindi anzi in questo momento stiamo avendo un aumento di iscrizioni notevole. Diciamo che siamo a 35.000 iscritti, quindi credo che è un grande successo per un'università telematica, e credo che fra un anno, 2 anni, 3 anni potremmo raddoppiare e andare oltre. Una domanda legata a questa telecamera che abbiamo davanti: questa è anche una delle prime università che ha una sua TV, un suo canale televisivo sul web, e che ha chiesto, sta chiedendo ai propri docenti, a partire dal presidente, ma anche ai ragazzi, di metterci la faccia. Che significato ha questo? Significato che è un'università che vuole curare l'immagine, che vuole dare un'immagine di sé e darla anche, poter dare la parola a tutti, dallo studente all'ultimo protagonista e al primo protagonista, e poter essere sempre vivo e presente in mezzo a tutti gli altri. E devo ringraziare lo staff di tutto Pegaso, devo dire che nonostante la crescita, nonostante l'aumento delle facoltà, da 2 siamo passati a 9 e adesso cresceremo ancora di più, siamo riusciti a dare una svolta notevole, e questo è grazie a tutti coloro i quali hanno creduto in questo progetto, a tutti i collaboratori di Danilo Iervolino e di tutti i docenti di grande pregio, da Tesauro al Fiandaca, a tutti i professionisti più grandi, magistrati, avvocati, tutti. Quindi anche questo è il successo di Pegaso. Calogero, mentre registriamo questa intervista siamo nel pieno dell'estate italiana, in quei giorni caldi che ricorderemo. Adesso ci teletrasportiamo da Palermo a Napoli, siamo nel giorno dei 10 anni, sul palco c'è Danilo Iervolino, c'è la stampa, ci sono le TV, ci sono gli uomini e le donne Pegaso giunti qui da tutta Italia. Hai l'opportunità in un minuto di fare i tuoi auguri personali al mondo Pegaso e al presidente Iervolino. Intanto gli auguri più sinceri, e poi io mi sento Pegaso dentro proprio, e quindi faccio parte di questa squadra. E poi l'invito a settembre ad essere tutti qua presenti in Sicilia per ripetere l'evento che si è svolto a Napoli, quindi anche qui con una grande sorpresa inizieremo i festeggiamenti veramente del 10° anno, e da qui parte per poi iniziare da Napoli e girare tutta l'Italia e dare la soddisfazione in tutte le sedi, che sono ben 41 sedi, tutte di prestigio, partire da Venezia, io dico da San Candido a Lampedusa per i polididattici, da Venezia a Palermo per tutte le sedi d'Italia. Bene, è tutto anche per questa tappa di Palermo. Quello che mi preme dire, da giornalista anche che racconta dentro questa TV le facce di Pegaso, e che una delle ragioni che mi motiva a farlo è che qui trovo umanità, passione, entusiasmo, tutte cose delle quali sono convinto il nostro paese ha bisogno. Grazie a Calogero Di Carlo, grazie agli amici di Palermo, ci ritroviamo presto. E un grazie ai miei collaboratori della sede di Palermo e di tutta Italia.